momento, a pochi minuti dalla fine, i pugliesi sono in vantaggio 87 a 64. Lo chiamano uomo bandiera, imprenditore di mestiere, acrobata per passione. Stefano Scarpa aspira a entrare nel business dei primati con un'esibizione veramente spettacolare. Il servizio di Renato Piccoli. Ha vinto la forza di gravità fendendo l'aria come una bandiera al vento. Per entrare nell'albo dei record del mondo sarebbero bastati 15 secondi, ma lui è riuscito a fare di più. È rimasto aggrappato ad una pertica a 90 gradi, mantenendosi con 4 dita, 2 per mano, per oltre 26 secondi. Grande forza, equilibrio e indiscutibile talento. Stefano Scarpa, per essere inserito nel libro dei record come uomo bandiera, ha dato il meglio. Adesso si aspetta il responso da Londra, l'organizzazione che certifica i Guinness esaminerà il filmato dell'esibizione. Stefano spera che la sua disciplina acrobatica, metà strada tra la ginnastica e il circo, diventi presto uno sport. Nel suo cassetto conserva un sogno: esibirsi con gli artisti acrobati del Cirque du Soleil. Per il momento, però, quando si stacca dalla pertica, rimane con i piedi per terra. A 26 anni gestisce un pub e dà lavoro a 10 dipendenti.